Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sulla serie fatta qua in Trentin. E ormai ho perso la conta di episodi, non scherzo, dovessero essere a 4. Oramai mi diverto e mi rilasso talmente tanto che vago così in tranquillità e scioltezza e mi pago le mie puntatine per relax e per farvi vedere qualcosa di gente particolare. Spero anche poi di riuscire a farne clear, perché tanti mi avete visto sempre distanti, alcuni stranamente molto vicini ma di io perché so niente. Bom, sono contento, cioè se finisco per ridere in realtà non sono contento, no, perché preferiria che si capisse, insomma. Comunque dai, se no altro resta la parte dei farming, quindi quella visiva se la capisci lo stesso. Dopo va bene, insomma, mi obbliga di gente a parlare in dialetto della puntata, in modo anche a parlare italiano, però in realtà vago così tranquillo e sciolto in dialetto. Comunque, per capirci, oggi vorrei proseguire col discorso silvicoltura, ma a modo mio, quindi c'è ben e nen a farne prestare, cioè diciamo a noleggio in realtà, e Prynot, che poi lo parlo e l'ho fatto tutti, andare a fare un altro viaggio qui, non voglio fare di gasolio, non ha senso, e allora ho una bura, un altro par di niente di Corei qua di Rigna, non vale la pena neanche ci parli, se siamo qua al Man Cobra, Gens Cobra per cosa, per mangiarmelo fuori, non ha senso. Quindi ne fermo in chi, vabbè, che il mistero è il Kesla, il Ben Bon lo stesso capo avanti, non è che sia un problema averlo comprato, per carità. Però l'idea mia adesso è appunto masnare tutta sta roba qua, disfarla, distruggerla, non se la vede più, e creare appunto un po' il campo, insomma, anche per la scusa di sfruttare il Prynot, che devo sfruttarlo, dai, chi che è sempre qualche vandalo, ma mi non so che faccioni, aspetta un attimo, oh, mi si vuole la super forza per alzare il cartello, sono proprio un vecchio sniek, cioè vabbè. Comunque, oh, parati che robe. Ecco, bravo. Guarda che baricentro, mi sta su da soli. Sti chi meno la ola sa di lì, che qualche dubbio mi fa scherzi. E ecco, ciao. Che qualche dubbio mi fa scherzi. Comunque, a parte questo, cari miei, adesso non vago a torlo, me lo può portare chi. Pago fior fior dei soldi per farlo arrivare chi. E per noleggiarlo, tra virgolette. Quindi fra un attimo vedrei il Prynot. Ed eccolo qua, cari ragazzi, il Prynot. Adesso è il Chapin Suki noleggia 14.000 euro, che insomma, vabbè, di gente che vabbè, anche se insomma non è che sia tan contento, comunque vabbè. È l'arrivata, sì, boh. E poi manca il suo attrezzo, sempre silvicoltura sicuramente. Questo qua, fammi vedere il noleggio, anche qua se parte in rene, 2.000 euro, insomma, 16.000 euro per il cost. Oh, dai. Oh, se vuole fare, che finta di aver chiamato uno a fare il mistero, insomma, non c'è nessun de bon marca sto mondo, quindi. Niente, guardando di fare un bel mistero qua, ragazzi. Aspetta, non è che me la meschi, dall'altra, ok. Pornono. Beh, sta chi è una scatolotti, la macchina da guerra, bellissimo, un bel attrezzo questo, veramente. Già droppante la calendario dell'avvento per far vedere, no aspetta, scusami, no, nel calendario dell'avvento, sai che dico, su ente le anteprime de farming, che lo droppa perché cavolo che serga. Allora tacchè nel cardano, idraulica tutta qua e che roba, cioè dai. Allora, monta in su, guardiamo se funziona tutto. Vedete un po' di giri qua. Comunque direi di attaccare qua, ragazzi, eh. Guardiamo se fa il suo lavoro. Se il masna su tutto. Fa,
fugge, fugge a guardare da fora. Puoi vedere, puoi vedere quanti danni riesce a farsi. Ok, andiamo a adesso via partire, ok, perfetto. Cari ragazzi, allora qua niente, ne vedendo a Pasqua, perché penso che qua il Nico farà il sac de malani. Allora nel posto magari una velocità e fermi tutti, devo sistemarmi i comandi. Ecco che potete tranquillamente riprendere e guardare di fare un po' dei danni, si spera di no, che ho un po' stampo dei bottoni, un po' dei comandi che sinceramente mi serviva. Chi sa avete trovato, come veder e sen come veder. Ah, Borel, ok. Allora vardente fresarlo fuori. Ok. Già risolto. Tornena ai nostri doveri. In teoria stradelle sto facendo perché vedo che vedrò tutta la pista. Ok, chi ha sen nei fermen. Come vedere cosa è successo. Ok, sì. Chi vardente magari di no. Marados all'alber che è subito presfatta. È il terreno che bisognerà anche un attimo un po' livellarlo, perché sento che le tende buse, e se no se che pianto solo le patate, chi diventa veramente un camp di quei un po' fatti mai, quindi è meglio fare un mister alla volta. E in qua. Ah, mi so che è una marea di sassi. Bene bene. Cioè bene bene. Anche no, però vabbè. Intanto che un forte sia. Niente, mi spero anche a tanti che piaccia un po' la parte forestale, perché so che non è che la sia, come dire, la prima scelta, insomma, a farming. Ovviamente uno lo pensa dopo di cultura, sono convinto, sono. Sì, capisco che uno può piacere che ovviamente depunar col trattor, far robe ovviamente agricole, però sinceramente non mi ha mai dispiacest che sia, insomma, quella parte forestale da poter, insomma, variare un attimo i lavori. E in questo caso una parentesi, perché sto creandomi dei campi per dopo andare appunto da coltivarli, seminare tutto quanto, anzi devo sbrigarmi, perché sì, vabbè, va bene 3 giorni a ogni stagione qua a Gomes, però insomma non è lunghissimo il periodo di semina, quindi bisogna un attimo, come dire, mettersi dreo. Vabbè, proviamo a vedere anche se funziona tutto il discorso tronchi, cioè funziona, però non subito a far malani, partendo far far via tutta questa rataria qua. Perfetto, un po' la vento con le giate in caletoni più o meno, quindi guardate, devo fare che subito in ora, perché sennò dopo mi metto su una fracca di soldi e non che stempo dentro. Seconda roba, che ovviamente si può fare anche una passata inversa, dovria cambiare la texture praticamente, risulta a parte le rame in cabina, che insomma non è che sia il massimo. Fermi tutti che ne na veder, sono curioso. Eh sì cari miei, gran bel lavoro veramente, viva bestia sto attrezzo qua. Mi aspettavo dall'Agritecnica ancora in dicembre 2019 2020, non mi ricordo, aveva fatto vedere questo e un altro New Holland Genesis, 2 o 3 robe anche l'imballatrice, dopo un tra i viste, e invece che metterla in 19 se la giocate appunto e la messa dentro quanto è 22, meglio da una banda, però anche se ne vedeva prima, insomma non piaceva nessuno, ecco, vabbè. Detto questo cari miei, mi farei anche un breve taglietto, ne fo anche un par di screenshot ad arte per le copertine, vago avanti a lavorare, se vengo fuori qualcosa di bello ovviamente becciamo qua, ma non voglio neanche stressarvi, perché dopo tanto se no qua li dura in eterno, e non vuoi l'altro, la razza stata un po' lunga, quindi bardente, insomma, le starghe dei quei tempi.
Ebbene sì, cari miei ragazzi, chi se non mi fermè, chi se non si ferma la puntata, a parte che vado avanti anche a Andrew le quinte, penso. Se non mi fermè, chi mi sa che è finito, arriva un Felsbrook e sono ancora qui sul Prino senza scorgermene. Perché mi sa massa bella che sto a fare. È proprio il mio posto, guarda, veramente. È un attrezzo bestiale, no? Non si può dire che niente. Veramente, veramente bello. E niente, roba interessante da dirvi per la puntata. Adesso non ho un modo di farvi vedere, però sti lì, ovviamente, ovvio che è un po' di ritardo perché probabilmente è un video un domenica. Vedo, insomma, cioè non voglio darvi massa video da guardare, però se mi infago dopo, se posso buttarli fuori, insomma, è tutto corda, non si guarda qualche gol come qualsiasi serie, insomma, ecco. E però le varie mod che vi consiglio, quella di Peter H, l'avevo presentata anche per farmi 19, che commenta che i tubi dell'aria si sente il suono. Lei è interessante come mod, insomma, ecco. Dopo ovviamente di queste mod ne parlo anche delle puntate non in dialetto, quindi non state preoccuparvi, che non è che se non capi adesso di cosa che parlo dove scandalizzarvi e dire oddio non capisco niente. In realtà è anche il solito discorso, basta che nella sera commento e mi vado di rispondervi, quindi in qualche maniera ne capite, insomma, non è un problema anche per la lingua. Ripeto, quella mod lì secondo me è importante, la più forte belle mod di Vertex Design e Rulli, e anche un piccolo Reaper da fare una combo con le seminatrici o con altri attrezzi, insomma Reaper Picenin da 3 metri credo fosse accade, non mi ricordo. E dopo altre mod che adesso mi sfugge, però l'era su Modab, che era robe interessanti, chissà quante che ne mi fora anche nel mentre che parlo, perché ripeto la serie qua la vuole essere super relax, quindi non è che devo mettermi lì per forza di corsa a fare il video la sera prima che vogliamo fare le mod, per quello che è altre serie, per quello che è le presentazioni dedicate, per quello ho una pagina Instagram apposta, YouTube, sì, YouTube ok, ma anche Discord, quindi è pratica, potrei, se uno la vuole di restare aggiornato sa come fare, poi come al solito non è che vedo sul mimo da, quindi può guardarlo chiunque, quindi tra virgolette ognuno può aggiornarsi in proprio, insomma, ecco, non dovevi aspettare il Nico per forza, non mi, ovvio che spremo le mod di Bele, ve la conto su, vi spiego robe in più, magari per non attende star gadreo, si guarda i video che par e si aggiorna gente a sta maniera, però appunto non si è autonomi, insomma, autosufficienti, automuniti, e quindi basta, insomma. Io non capisco se ho combinato dentro un sema, sa che era qualche tronco, perché sento che il Fresa lo stesso, sto Lazzaronchi, di fatto vedete che allora nena fare un po' dei danni su control. Il cam sinceramente adesso il tiro fora il ricavo. Non so se sumenarghe o patate, sì, perché mi fuori anche una piccola sumenatrice de patate, quelle formato tipo Est Europa, però la va bene anche per queste zone qui, insomma, vuol dire una sumenatrice, quelle piccenine, va più che bene, insomma, adesso vedo un po' di passarmi in grossi attrezzi enormi, spero venga fuori qualcosa appunto di una grandezza discreta. Devo capire anche come cavare via tutti questi sassi, perché chi è Crivel, par, non so, per un attimo quando metto su una cava e tornare nella Slovak Village ente un attimo, comunque vabbè. Ecco, e basta, spero appunto vi sia piaciuta anche questa puntata, non voglio tirare la massa per le lunghe, e quindi vi saluto subito, vi ringrazio, e ovviamente che non può mai mancarle e il Fei Bravi. Come al solito, sapete che purtroppo non potevo leggere i commenti, però vi penso tutti, sia iscritti
che abbonati, sapete che se parto sempre ovviamente di risponderve in qualsiasi modo, insomma, e nei tempi gente decenti di riuscire a risponderle, quindi ecco, detto questo, dal buon saluto, vi ringrazio, la puntata termina qui e basta, sei bravi, ciao a tutti ragazzi.